Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessanti i miei video, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanella in basso. Le espressioni facciali. L'espressione facciale del narcisista è spesso quella di una persona dura e rigida, che cerca di non mostrare emozioni. Può avere un leggero sorriso, ovviamente di circostanza, oppure le labbra serrate o protese, ma in maniera poco naturale. La sua espressione è tutto fuorché genuina, anche se per chi è ammagliato dal suo carisma è difficile notarlo. Il linguaggio del corpo di un narcisista, in gran parte, è fatto proprio delle sue espressioni facciali. Infatti, tenta di mantenere per quanto possibile un'espressione neutra, impossibile da decifrare, la cosiddetta faccia da poker. È molto difficile provocare reazioni particolari come una semplice risata sincera o un'espressione di stupore. Ovviamente, sa esprimere qualunque emozione, deve solo decidere di farlo. L'ultimo segnale non verbale per analizzare il suo linguaggio del corpo a dovere è la risata. La sua non è una semplice e spontanea risata. Quella di cui parliamo non si manifesta in determinati momenti. Quando un narcisista raggiunge il suo scopo e assiste al fallimento di una sua vittima o di qualcuno con il quale si sente in competizione, eccola lì che fa capolino. Quello è il sorrisetto di chi gioisce dalle sconfitte altrui e prova un piacere ancora più grande se ad aver contribuito quel fallimento è stato proprio lui. Per concludere, possiamo quindi dedurre che, nonostante il narcisista sia una grande stratega, grazie al linguaggio del corpo, per quanto provi a camuffarlo, riesce a far trasparire la sua vera natura. E vi assicuro che fra tutto il linguaggio del corpo, verbale e non verbale, la risata sua è una risata malefica, è una risata perfida, una risata che quando la senti ti verrebbe voglia di mettergli le mani al collo. Ma non lo facciamo, perché altrimenti finiremo nei casini. Di conseguenza, se avete bisogno del mio aiuto per uscire dallo stato della manipolazione nel quale siete, o pensate di aver conosciuto un narcisista e avete bisogno di capire alcune cose, e con l'aiuto dell'ipnosi possiamo, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.